Noi abbiamo fatto una prima parte di gara bella, importante, di ritmo giusto, che ci ha consentito uno di non lasciare a loro il palleggio, cosa che sono veramente bravi, e secondo cercando di essere veloci nel aggredire in zona offensiva. Potevamo sbloccare il risultato a nostro favore e magari la partita poteva andare verso un secondo tempo diverso. Capisco la vostra analisi, ma la mia analisi è di una squadra primavera, non altro di più. Credo che io debba valutare la formazione e la crescita dei ragazzi in questo torneo. Tutto il gruppo ha fatto grandi cose, ha guadagnato questa finale, poi la finale, come le precedenti dopo il girone eliminatorio, erano di fatto partite secche. In questo caso ci ha superato, ripeto, un avversario forte, ma tutti i ragazzi sono stati veramente in gamba, per cui io faccio i complimenti invece a tutti i miei giocatori. 3-0 comunque è troppo severo per la sua squadra? Sì, direi proprio di sì, perché la sconfitta ci sta, e questo è chiaro. Quando loro hanno sbloccato il risultato, in quel momento abbiamo lasciato degli spazi invitanti, anche se non siamo riusciti a riorganizzare al meglio quello che poteva essere una reazione giusta per rimediare allo svantaggio. È un torneo di resistenza. Noi venivamo già da 3 partite di campionato in una settimana, e poi qua ne abbiamo giocate, ho perso un po' il conto, però sono 7 gare ogni 2 giorni, per cui questo tema è importante. Loro ad esempio sono una squadra strutturata fisicamente, con tanta forza, però con accanto anche qualità tecnica, per cui hanno gestito molto nelle partite precedenti i ritmi di gioco a loro piacimento. Noi abbiamo fatto partite belle, importanti, abbiamo superato diversi avversari tosti, per cui siamo soltanto più che contenti di questo risultato, anche se non è pieno, perché è chiaro che oggi la vittoria la volevamo in tutti i modi. La squadra è cresciuta proporzionalmente alle tue aspettative? Rispetto dall'inizio torneo a ora, nei 15 giorni ci siamo partiti in un modo e abbiamo concluso come? Sì, no, la crescita c'è stata, credo che per tutti i ragazzi sia stata un'esperienza bella e importante, che poteva concludersi ancora meglio, però dobbiamo anche accettare questo risultato e da qui ripartire per fare il proseguo di questa stagione nel segno del miglioramento. Sì, no, loro ci sono dal punto di vista fisico senz'altro, ma anche nella qualità tecnica. Noi siamo una squadra che ha un ottimo potenziale offensivo, diciamo che riusciamo a esprimerci attraverso il ritmo, l'aggressività, l'intensità, e per difenderci meglio e per attaccare ancora di più. Oggi devo dire che nella prima parte della gara c'erano proprio le note buone per noi, da poter sbloccare il risultato, e a quel punto secondo me saremmo riusciti anche a resistere al ritorno dell'avversario. Ho fatto l'elogio della squadra, si può parlare anche di qualche singolo, per esempio di Ristante, ha avuto un bel riconoscimento, e comunque il suo compito è quello di consegnare elementi alla prima squadra. In quest'ottica chi si può nominare? Cristante è uno di questi. Qua in questa squadra ci sono diversi ragazzi interessanti, adesso fare altri nomi non... Dico Cristante proprio perché l'hanno riconosciuto un po' tutti, ecco. Lui come esempio per altri giocatori che comprenderanno sempre di più che il lavoro paga, con tanto sacrificio, con tanta mentalità, possono ambire a qualcosa di bello nel calcio. Beh, credo che il risultato è ugualmente ottimo. È chiaro che poi noi siamo abituati a giudicare al 100% soltanto i vincitori, cioè i primi, i secondi un po' di meno, però dal mio punto di vista siamo stati i primi.